Radio Più Roma presenta Piccolo breviario dell'anima. Osservazioni tra spiritualità, filosofia, letteratura e arte. Di e con Ugo De Vita. Con la partecipazione di Daniela Scotti, Andrea Pablo Bruno, Katia Durantini. Che sentimento è l'odio? È male e offesa? È uno stato d'animo? Ridammi quegli indomabili slanci, la profonda e pur dolorosa felicità, la forza dell'odio, l'impeto dell'amore. Ridammi la mia giovinezza. Johann Wolfgang von Goethe. L'etimologia della parola odio sembra ricondurre alla radice indoeuropea vat, poi wad o od, che si ritrova nel sanscrito avadit, colpire, ferire, da cui il greco odio, respingere, ed infine al latino odium, odio dunque, con significato di repulsione. Una seconda ipotesi riconduce alla radice ad, da cui il latino ed, mangio, per cui odio significherebbe rodersi dentro. Queste ipotesi etimologiche evidenziano negatività di questo sentimento, distruttività verso l'esterno e nel secondo caso verso se stessi. Purtroppo si tratta di un sentimento diffuso e presente, infatti, più di quanto si possa credere. La storia ne dà ampia testimonianza. Astio, avversione e rifiuto si sono manifestati nei secoli e ovunque. Si potrebbe dire che esso risulti più diffuso dell'amore e della tolleranza, ma questo è anche per il fragore e lo scandalo che suscita e porta con sé il male. Perché odio è il male. Non c'è odio che sia bene. Neppure nel sentimento di una giusta rivendicazione, perché siamo o saremo piegati due volte dal male, quando da odiati saremo noi ad odiare. Odio può provocare dolore inimmaginabile, si pensi alle stragi, alla guerra, alle persecuzioni di razza o religione, ai dolori, mentre i gesti d'amore sono spesso silenziosi e invisibili, ma esistono per volere di Dio. Basta scorgerli nelle piccole cose, quelle della vita di tutti i giorni, e possono capitare ad ognuno di noi. Può essere l'accompagnare un'anziana donna nell'attraversare la strada, l'aiutare un bisognoso con un'offerta anche se piccola, il salvare un animale in difficoltà e in famiglia, come col prossimo, pensare ed agire mettendosi nei panni dell'altro. Nelle Sacre Scritture è indicato come accettabile odiare quello che Dio stesso odia. Anzi, questa è la prova di essere in una giusta posizione con Dio. Voi chiamate l'Eterno, odiate il male. Salmo 97, 10. L'odio verso gli altri è sicuramente negativo. Il Signore rammenta il sentimento di odio nel Sermone del Monte. Chiunque si adira contro suo fratello senza motivo sarà sottoposto al giudizio. Matteo 5,22. Egli ordina che dovremmo riconciliarci con il nostro fratello prima di presentarci davanti a lui, ma dobbiamo anche farlo alla svelta. Matteo 5,23-26. L'atto dell'omicidio in sé era certamente condannato,
ma l'odio di per sé è peccato del cuore, ed ogni pensiero o atto pieno di odio è peccare. Si tratta dunque di chiedere giustizia possibilmente, ma avere fede che se non in questa vita, essa verrà al momento del giudizio. Non è facile. L'odio verso gli altri è ributtante per Dio, poiché chi odia cammina nell'oscurità, in opposizione alla luce, secondo la sua parola. Giovanni 2, 9-11. L'odio è un veleno che ci distrugge dall'interno, producendo un'amarezza che consuma il cuore e la mente. Ecco che le scritture ci dicono di non lasciare che una radice di amarezza spunti nel nostro cuore. Ebrei 12,15. L'odio distrugge anche la testimonianza personale di un cristiano, perché lo rimuove dalla comunione con il Signore e con gli altri credenti. Stiamo attenti a fare come il Signore ci suggerisce. Risolviamo presto i conti con chiunque, per qualsiasi cosa, non importa quanto piccola, e il Signore sarà fedele a perdonarci, come ha promesso. Giovanni 1, 9, 2, 1. Avete ascoltato Piccolo Breviario dell'Anima. Osservazioni tra spiritualità, filosofia, letteratura e arte. Di e con Ugo De Vita. Hanno partecipato Daniela Scotti, Andrea Pablo Bruno, Katia Durantini.